La transumanza è un'attività, una pratica diffusa in tutto il mondo. Consiste nel trasferimento stagionale di grandi mandri o greggi. Il termine ha origini prima latine e poi francesi. La transumanza delle pecore in Valsenales, in Alto Adige, rappresenta una delle tradizioni più spettacolari e radicate dell'Euregio. Fa parte del patrimonio dell'umanità UNESCO. Viene tramandata di generazione in generazione dai contadini secondo un rituale rimasto immutato nei secoli. Benvenuti nella nostra Valsenales, nel giorno della transumanza. Siamo con 1500 pecore, è una tradizione che si ripete ogni anno. Ogni anno nel mese di giugno, numerosi pastori della Val Venosta e della Valsenales si danno appuntamento con le loro greggi. Insieme affrontano il lungo cammino verso il Giogo Alto e il Giogo Basso, per raggiungere dopo non poche fatiche i pascoli estivi della Fentertal in Austria, che da tempo appartengono agli agricoltori della Valsenales. Ogni anno partiamo, in giugno partiamo verso il Rizdal e dopo al settembre ritorniamo a Corces. Noi ci troviamo 350 pecore a Corces, è una lunga tradizione per noi. Noi andiamo, anche mio papà è andato sempre lì e io adesso vado anche, no? I pastori e i loro cani accompagnano il gregge percorrendo in due giorni più di 44 chilometri. Ogni pecora viene segnata con tratti colorati per riconoscerla, riuscendo così a risalire al proprietario e capire a quale malga sarà diretta. Per attraversare la catena montuosa, sia il gregge sia i pastori con i loro cani devono affrontare nevai, erti sentieri rocciosi e ripidi canaloni nevati. Una sfida davvero notevole sia per gli animali sia per gli esseri umani, che richiede a tutti la capacità di destreggiarsi su terreni impervi. I pericoli sono le valanghe, il ghiacciaio e dobbiamo stare attenti ai piccoli agnelli. L'avventura inizia a Masocorto, dove termina la Valsenales. Il gregge, che conta fino a 1500 capi, si mette in movimento intorno alle 5 del mattino. Pastori, cani e pecore salgono verso il Giogo Alto a quota 2850 metri. Lungo la salita, dopo circa 3 ore, la prima sosta presso il rifugio Bella Vista. Ad accogliere qui ogni anno i pastori con una zuppa corroborante a base d'orzo è il gestore Paul Grüner. Mentre i pastori si rifocillano, anche il gregge può riposare. Io sono adesso sul rifugio Bella Vista da 8 anni che sono qua gestore e anche da 20 anni proprietario, e la transumanza la fanno sempre all'inizio di giugno, e lì normalmente il rifugio non è ancora aperto, però io sempre quel fine settimana vengo su e faccio una zuppa d'orzo per tutti che arrivano, che sia che lavorano anche per ospiti che accompagnano la transumanza. È sempre un'esperienza molto bella. Un paio d'ore dura la pausa ristoratrice. Dopo si riprende la marcia, si attraversa il ghiacciaio per scendere infine alla malga Rofenberg. A metà settembre il gregge si rimette in movimento nella direzione opposta per tornare a casa. Grazie al clima più favorevole di fine estate, il rientro risulta generalmente molto meno impegnativo sia per i pastori sia per gli animali. Una volta arrivati a valle, i pastori, i cani e le pecore vengono accolti calorosamente dalla gente del posto e dai turisti, il tutto in una cornice della tradizionale grande festa dei pastori. Il ritorno dei protagonisti della transumanza è atteso con gioia da tutta la popolazione. È stato un piacere stare con voi questa giornata. Ci vediamo in autunno quando le pecore ritornano a casa.